mette in punto e noi, come la morte, cominciamo. Manca il regista Vizzioli che sta arrivando perché in prova, ma buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, arriva anche il nostro Ruggero. Grazie maestro, prego, venga qui, che così vieni. Siediti qui vicino al cast. Allora, buongiorno a tutti. Siamo arrivati siamo a metà della stagione, sembrerebbe una ripresa, sì, ma una ripresa dopo la pausa estiva. In realtà noi stiamo procedendo verso nel cuore della stagione 2024. Non è un caso se apriamo con un titolo pucciniano, il famoso anno delle celebrazioni, tutto il mondo ha fatto di tutto e di più. E io mi pregusto da più di 3 anni questa produzione. La Rondine è un titolo che non si vede molto spesso, ma in quest'anno molti teatri finalmente l'hanno messa in scena. La nostra Rondine ha delle particolarità e io parto subito prima con le particolarità, così rimangono impresse, e poi assieme al maestro Jordi Bernasse e al maestro Stefano Vizzioli invece qualche curiosità legata alla nostra produzione. La Rondine di Puccini è la prima volta che mette piede in questo teatro. Se voi vedete i cartelloni delle passate stagioni del Coccia, a partire dal 1880, nelle primissime, agli albori di questo teatro, che ha visto artisti di caratura non internazionale, ma di una fama pazzesca, lo abbiamo detto e ridetto, il Teatro Coccia era l'anteprima della Scala, perché qui provavano i ruoli e poi andavano a debuttarli in Scala. È vero, come è vero anche adesso in parte, vi dirò poi perché, ma è vero anche che è strano che un titolo come questo non sia mai approdato sul palcoscenico del Coccia. Quindi questa è la prima grande soddisfazione di essere stata io a portarla per la prima volta al Coccia, così tra 250 anni qui ci sarà il cartellone della Rondine insieme a quello degli Ugonotti e via dicendo. Altra cosa, ecco il maestro Stefano Vizzioli qui con me. Maestro, ci deve perdonare, ma noi purtroppo siamo in questo nordici. Benvenuto. Altra cosa particolare è che questa Rondine nostra, pur non essendo, voi vedete che non abbiamo la terza recita, quella che noi chiamiamo la recita dei debutti. Perché? Innanzitutto perché era un titolo complesso e perché a tutti gli effetti, ancorché artisti solidi e già in carriera, non posso dire di una certa età perché non è così, ma comunque solidamente piantati nei palcoscenici internazionali, questa nostra Rondine vede praticamente la maggior parte degli artisti al debutto nel ruolo. E ve li cito subito, non possiamo dire che il maestro Vizzioli debutti nel ruolo di Rondine, perché? Perché io mi sono innamorata di questa Rondine 4 anni fa, parlando con il maestro, quando era direttore artistico di Pisa, del Teatro di Pisa, parlando di altro, venne fuori che il mio sogno era la Rondine, lui disse, ma io la feci, da lì è partito questo trip e ci siamo portati la Rondine, che peraltro l'abbiamo totalmente, ma ne parlo dopo, costruita qui a Novara, ma comunque è partita dal maestro Vizzioli, quindi lui la Rondine ce l'ha nel cuore e è anche, non è un debutto. Ma invece, e non è un debutto nemmeno Rondine per il nostro Ruggero Galeano Salas, ma poi per tutti gli altri, e diciamo in primis per il maestro Jordi Bernasser, che anche lui ormai viaggia ovunque nel mondo, però guarda caso, per un fortunato caso, per me è fortunato, meno per lui, il Covid cancellò quella che fu, poi lo direi tu, la sua possibilità di cimentarsi in Rondine. Quindi è rimasto con la Rondine in gola e finalmente ha avuto soddisfazione, avrà soddisfazione e spero anche soddisfazione di pubblico e di critica e di tutti, sul palco, nella buca del Teatro Coccia. Tutti gli altri, e vi dico subito, Magda, io ve li presento, se volete alzarvi così vi vedono, Valentina Varriale debutta il ruolo di Rondine. Lisette Nofar Jacobi, eccola qua, che io ho sentito l'anno scorso in audizione. L'ho presa non a scatola chiusa perché non avevo sentito lei sul ruolo, l'ho sentita su altro e mi piaceva per questo e spero che rimarrete soddisfatti. Ruggero Galeano Salas non lo debutta ed è qua con noi.
Prunier, Enrico Casari. Dov'è Enrico? Eccolo qua. Un ringraziamento particolare ad Enrico Casari che ci ha salvati, in quanto il tenore designato ha avuto un problema all'ultimo momento, quindi l'abbiamo precettato e per noi è entrato velocemente nella parte. Direi che non dico niente perché scaramanticamente non lo dico, io sono felice, per cui speriamo. Rambaldo, il grande Marcello Rosiello, che recentemente abbiamo visto meraviglioso nella nostra Cavalleria Rusticana e Pagliacci nel dittico, dove veramente magnifico. Non abbiamo Daniele Cusari perché è un maggiordomo, cioè eccolo qua Daniele Cusari, eccolo qui un maggiordomo Daniele Cusari, che è ormai un abituè del Teatro Coccia. Io lo incontrai nella Rivale prima di essere direttore qui, quindi più di 7 anni fa, l'opera di Marco Taralli, e c'era lei, c'eri tu, mi ricordo, e di lì poi abbiamo avuto altre possibilità. Poi non so se c'è Sebastiano Cicciarella, c'è con noi, che è una parte minore, vediamo. E poi non ci sono, però è una, sono tre ruoli che vengono considerati secondari, ma non lo sono, e purtroppo lo sappiamo bene, maestro e maestro, che sono ruoli difficilissimi, Georgette, Lolette e Gabrielle, relativamente Vittoria Licostini, Francesca Mercuriali e la nostra Caterina Dell'Aere, le tre interpreti che adesso non sono qui con noi perché poi saranno in prova, sono tre ruoli difficilissimi dal punto di vista della recitazione, oltre che della parte vocale, e vengono molte volte sottovalutati. Caterina Dell'Aere, mi piace ricordarla perché è diciamo il frutto della nostra Accademia Amo, che sta facendo una bellissima carriera e ci fa questo regalo e torna con noi. Quindi ecco, Rondine per la prima volta, Rondine che debutta, ma cos'ha di speciale questa nostra Rondine? Cioè di speciale che intanto è una coproduzione con la prestigiosa Fondazione Arena di Verona, ma di ancor più speciale c'è che il capofila siamo noi, e lo voglio ricordare perché mi chiedono più spesso: ma da dove viene? Sapete, molte volte gli allestimenti si noleggiano. No, questo è nostro, l'abbiamo prodotto qui, siamo i capofila di una coproduzione di grande prestigio, tant'è vero che il Filarmonico, il Teatro Filarmonico, quindi Fondazione Arena di Verona, ha aperto la stagione con la nostra Rondine, ancorché nata qui. Ma la cosa bella è che in ogni caso, ancorché andata in scena a gennaio, qui vedete un'altra Rondine, perché il cast è un altro cast, perché l'orchestra è un'altra orchestra, il coro della Orchestra Sinfonica di Milano è un altro coro eccellente, devo dire, peraltro, come la nostra Ofi, e il direttore d'orchestra è un altro direttore d'orchestra. Per cui praticamente abbiamo mantenuto solamente le scene e il regista e il tenore, è vero, il tenore è l'unico che ci siamo portati perché era troppo bravo, non si poteva non averlo con noi. Allora, io vi ho detto innanzitutto queste tre cose che sono veramente le tre cose più importanti. Dopodiché, siccome so che anche i giornalisti hanno rapidamente una corsa altrove, passerei subito la parola prima alla regia e poi alla direzione musicale di Jordi Bernasser. Stefano. Grazie, devo dire che sono molto contento, per me è un debutto qui a Novara e grazie di avermi dato questo cast e questo direttore, perché veramente sono in una botte di ferro, devo dire, proprio da un punto di vista sia artistico che umano non capita così spesso di sentirsi così protetti artisticamente, ci sono sempre poi delle risse, no? Dei primadonnismi, cioè invece questo, almeno fino adesso stiamo andando molto, molto d'accordo su tutto. Questa Rondine, e stiamo parlando della versione 1917, quindi la prima versione di Rondine, sapete Puccini è andato 4 volte a lavorare su questo spartito e quindi insomma frequentare questo spartito è importante perché si vede anche come Puccini ha modificato, ha cambiato, però al contrario di un'opera come Butterfly, di cui noi conosciamo fondamentalmente la versione del 906, quando l'opera è stata scritta nel 904, però quella ufficiale è l'ultima se vogliamo. Qui possiamo dire vale
buona la prima, cioè quella del 1917 è la versione, quella, quindi quella per Monte Carlo, che ha drammaturgicamente i connotati più moderni, diciamo, rispetto alle altre versioni, in quanto vediamo una figura, finalmente non muore, una dei rarissimi casi di sopravvissute pucciniane, perché lei, Minni e Lauretta, credo, sono le uniche tre che sopravvivono, non muoiono di morti orrende, ma è soprattutto una versione che ci fa vedere una donna emancipata, diversa. Voi sapete, per anni la rondine è stata disprezzata e considerata, con questo nomignolo, la Traviata dei poveri, quindi un errore terrificante, semplicemente per alcune analogie con la Traviata, una grande mondana, prostituta d'alto bordo, una escort di lusso, se vogliamo, che ha la sua fuga d'amore verso un sogno, diciamo, sentimentale, da cui poi, questa è la metafora della rondine, io volo verso il caldo, verso l'amore, verso la passione, poi però ritorno da dove sono venuta. Quindi non muore di tisi, non viene in qualche modo giustificata la sua condotta come per Violetta, che viene perdonata semplicemente perché muore. Siamo a 60 anni di distanza dalla prima ritraviata, protagonista quindi questo amore, diciamo, questa storia d'amore, che è un po' forse una bolla di sapone, di illusione dell'amore, diciamo, Parigi, che è una città tentacolare, che quindi anche ha un protagonismo, il denaro, che ha un protagonismo importante, perché alla fine si trovano squattrinati, quindi lei torna da dove è venuta, quindi da un protettore un po' âgé, che però la capisce, quindi non c'è nemmeno la figura del cattivo rivale, ma di un uomo maturo che dice, vabbè, sei una scema, ti vuoi fidanzare col giovinetto, perché tanto so che torni a casa, e così succede alla povera Magda. Quindi questa versione del 17, che appunto è la prima versione, è la versione diciamo più contemporanea, ci fa anche capire che è una donna che sceglie e non è manipolata come per sempre abbiamo visto, soprattutto nell'Ottocento, da un padre, da un fratello, da un fidanzato, manipolata da una forza maschile. Qui per la prima volta forse cominciamo a vedere una donna che sceglie, quindi con quest'ironia, è una commedia agrodolce, dove ci sono le ambiguità della dolcezza, dell'amarezza, appunto della malinconia, che è sempre un po' sotterranea in questo libretto così apparentemente leggero. È più l'understatement del libretto, secondo me, importante, più che le parole che sono dette, è il sottotesto. Infatti ringrazio anche questo bellissimo cast, perché lavora su due piani: uno è il canto della parola e un altro è l'ironia del sottinteso, del non detto, dell'ambiguità, insomma. E insomma, sono molto contento di questo cast. Devo dire che è un'opera che mi piace proprio tantissimo, quindi sono contento di farla. Grazie Stefano, devo dire che sono io onorata ad averti in questo teatro. Stefano Vizzoli non ha bisogno ovviamente di presentazioni, perché è un regista che anche lui ormai è ovunque nei palcoscenici più importanti, ma concordo con te sul fatto, io ve lo dico da direttore artistico e da direttore di teatro, che avere un livello così alto sia nella parte musicale, nella direzione musicale, che sul palcoscenico, voglio citare il team creativo di Stefano Vizzoli, il coreografo, che è Pierluigi Mannelli, non so se è qui con noi in questo momento, che insomma anche assistente alla regia, quindi eccezionale, le scene di Cristian Taraborelli, anche qui una sicurezza, i costumi di Angela Buscemi e la designer Vincenzo Raponi, quindi anche un team creativo che dà una sicurezza, e vi assicuro, quando ci si può permettere questo livello artistico, tutti i problemi sono ridotti, non ce ne sono, quindi è un sogno potersi permettere questa situazione. Speriamo di poter avere altre situazioni così, non posso dire facili, ma soddisfacenti, e che non vedono delle criticità da dover risolvere sempre alla fine con l'acqua alla gola, con l'ansia, e non c'è la lotta di chi è più forte tra il direttore d'orchestra e il regista, perché tutti sono talmente ad un livello alto che non hanno bisogno di dimostrare nulla, e questo, vi assicuro, vuol dire tantissimo. Io poi mi trovo sguazzo nel mio, perché Jordi Bernasser non è solamente un artista che io stimo da tempo, ma anche
un caro amico e una bellissima persona che so essere in grado di creare l'alchimia giusta sia nella bocca d'orchestra che incontrerai domani per la prima volta, l'Orchestra Filarmonica Italiana, sia con il cast e con il team creativo. Ti lascio la parola, Jordi Bernasser è spagnolo ma parla l'italiano in maniera eccellente. Ti proverò. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto io voglio ringraziare veramente di cuore questa possibilità, questo onore di debuttare, appunto perché dovevo farlo qualche anno fa, per queste ragioni, come spiegava sovrintendente prima, non è potuto andare avanti questo progetto, quindi poter farlo qua a Daegu, in Corea. Quindi è un privilegio poter farlo qua, perché conosco benissimo il lavoro che si sta facendo in questo teatro in questi ultimi anni, il lavoro di portare opere come questa, che sono di raro ascolto purtroppo, di portarle al pubblico novarese, di portare tante attività. Abbiamo visto poco fa l'opera Chemito, quando abbiamo potuto ascoltare anche una prima mondiale di un'opera legata anche a questa nostra rondine. Quindi sono tante le attività interessanti che penso che sono nella strada giusta per aprire sempre di più le porte dei nostri teatri. Quindi sono molto molto felice poi di farlo anche in un teatro che in qualche modo ha una certa relazione con Rondine, anche se Rondine non è mai stata fatta qua. Basta passeggiare per vedere le locandine che abbiamo qua e troviamo che Gilda della Razza, la prima Magda della storia a Monte Carlo, ha cantato al Coccia, che Tito Schipa, il primo Ruggero, ha cantato al Coccia, che Gino Marinuzzi, il primo direttore d'orchestra, quello che ha diretto la prima Monte Carlo, ha diretto al Coccia. Quindi anche una certa relazione col Coccia, cioè, basta vedere le condine che abbiamo qui. E quindi questo è un grande onore, e lo è soprattutto poter, come abbiamo detto anche prima, e condivido assolutamente, poter farlo con questa squadra artistica e umanamente straordinaria. Stiamo, secondo me, godendo tantissimo tutti a preparare questa rondine, perché è una partitura appassionante, anche difficile per i nostri solisti, perché non solo c'è questa dualità, come spiegava Stefano prima, nella lettura del testo, ma anche nel canto propriamente. Stiamo parlando di quel chiamato canto di conversazione tante volte. Non si tratta della vena melodica straordinaria pucciniana, ma essendo un uomo di teatro come era Puccini, non c'è una sola battuta che non faccia teatro. Quindi e questo è anche un punto dove ci siamo trovati benissimo noi nel lavoro, perché capiamo entrambi che Puccini scrive tutto in ognuna delle note. Non parlo delle didascalie, dove si può spiegare si entra a destra, si entra a sinistra, cade al sipario, questo tutto è secondario e non è così importante. È come ogni parola pucciniana ci porta alla musica e ogni musica ci porta alla parola. Poi questa modernità di cui si parlava prima, della donna che sceglie, della donna moderna, questa modernità dell'opera la troviamo anche dal punto di vista musicale in un modo straordinario. Puccini segue quello che sta succedendo nell'Europa dei suoi giorni. Puccini segue Stravinsky, va a ascoltare la Sagra della Primavera, e qualche battuta stravinskiana la troviamo a Rondine. Puccini guarda Parigi, perché c'è Parigi nell'essenza di tutta quest'opera, guarda tanto a Ravel. Non si può capire questa musica senza i Valse Noble Sentimental di Ravel, che è una pagina, un grande omaggio al valzer. Anche Offenbach, ma guarda anche a Vienna, perché quest'opera, che è un'opera, tu assolutamente, nasce però come una commissione del Kartheater a Vienna per fare un'operetta. Quindi il sapore del valzer, non i veri valzer, perché non c'è niente di viennese, di valzer viennese in questi valzer che abbiamo noi, ma si sente questo spirito. E per ultimo si sente anche l'influenza quando lui guarda negli Stati Uniti. Pochi anni prima va a New York a ascoltare la prima di Fanciulla e scopre questa musica tutta nuova dei saloon music, con il foxtrot, con la polka, con il quickstep, con tutto questo mondo che lui studia benissimo,
secondo me decostruisce, perché non si ascolta mai un vero e proprio foxtrot, non si ascolta mai una vera e propria polca, la decostruisce e lo usa come materiale per fare una musica tutta nuova. Quindi tutti queste influenze, questi spiriti si sentono in questa partitura, che è veramente, veramente favolosa. Cioè, ogni giorno troviamo sempre dei dettagli, ci sono anche delle tante citazioni. C'è la citazione di Salome quando Prunier parla di Salome, e lì anche vediamo un Puccini che ascolta quello che si fa nel mondo, perché lui va a ascoltare Salome. Cioè, Salome si segue a Dresda nel 5, Mahler, che era il direttore a Vienna, la voleva fare a Vienna, non la può fare perché la censura non lo permette, si fa a Graz, un teatro più piccolo in Austria, è la prima che dirige Strauss, c'è presente Alban Berg, Arnold Schoenberg, Gustav Mahler, Alma Mahler, Zemlinsky e Giacomo Puccini, che passa a Graz proprio per ascoltare. Quindi lui, aperto sempre a questo mondo, lo porta nel suo, che è l'opera, nel mondo dell'opera italiana. Quindi posso solo ringraziare di poter essere qui e condividere, e soprattutto invitare al pubblico, a tutto il pubblico di Novara, a condividerlo con noi. Grazie Jordi. Approfitto per ricordare alcuni appuntamenti che nascono sempre in parallelo con le nostre opere, e forse più ancora che per altre produzioni sono importanti per Rondine, proprio perché non è così conosciuta, e speriamo che grazie a tanti contenuti che vengono generati dalla nostra opera forse possa risultare più vicina, più meno come dire, respingente. Uno tra quelli appunto che ha già citato il maestro Jordi è già andato, se n'è andato, opera che mito, ma è importante secondo me sottolineare come l'opera lirica ancora oggi possa essere spunto per altre considerazioni, meditazioni, conversazioni. Altro appuntamento che potrete diciamo fruire, vedere sul nostro sipario virtuale sarà Parole opera allo specchio, e la nostra Pierre spiegherà le ragioni per la quale il dress code di quest'opera è il rosa. Io direi rosa coccia, sarei più sul rosa antico, ma come vedete Serena Galasso si è portata avanti e per lei il rosa è ovviamente... Tenterà di dire che è rosa coccia, ma io farò così, fucsia. Ovviamente ci sono tantissime sfumature, 55 sfumature di rosa, tutte al coccia, il 27 e il 29, le due recite. Non dimentichiamo che c'è anche l'opera Tra le righe, quindi anche le nostre due ormai conosciute lettrici esporranno le ragioni per le quali hanno scelto un determinato libro per accostarsi alla Rondine, e poi questa sera il nostro operitivo, dove insieme al maestro Vizioni e al maestro Bernasser entreremo un po' anche nelle curiosità di questa produzione, la storia di questa opera, ma la storia del nostro allestimento, e dove in un'ora, non di più, perché poi voi dovrete continuare, potremo anche dare uno sguardo a questo allestimento. E devo dire, in questo allestimento c'è un oggetto che poi rimarrà nel salotto di casa mia. Te lo dico, scordatelo, perché la poltrona io la amo, questa poltrona con la zebra. No, la faccia non ci sta. E anzi, io direi che potremmo fare a pagamento, la mettiamo qui nel foyer, chi vuol fare una foto sulla poltrona zebrata paga 10 euro, 15, e noi la sua poltrona concederemo lo scatto sulla poltrona di Rondine. Comunque per questa sera chi viene per l'operitivo, purtroppo già sold out, quindi saranno i pochi che saranno qui, faranno la foto sulla poltrona leopardata. Zebrata, e perché, e dobbiamo chiedere al regista, perché zebrata, Stefano? È lui che l'ha concepita. Perché a me piace molto l'animalier. No, non è vero, in realtà l'opera l'abbiamo spostata negli anni 50,
Quindi è un dopoguerra, diciamo, quindi anche perché mi piaceva, non so, dare come vestiti una moda, soprattutto il primo atto, che è un salotto un po' ghiacciato, no? Dove c'è questo, i colori fondamentalmente sono del bianco e del nero, quindi i colori di una rondine poi alla fine, proprio in contrasto con il secondo atto, che invece è più caciarone, è un baraccio di livello piuttosto non basso, ma insomma è il contrasto. Ricordo che c'è un unico intervallo fra il secondo e il terzo atto, perché primo e secondo atto li facciamo diciamo insieme, proprio perché per avvicinare questi contrasti. Questa è una cosa molto pucciniana, il finale di primo atto di Bohème che scontra con l'inizio di Momus, il finale del primo atto di Rondine che scontra con l'inizio di Bullier. È come se dal pianissimo poi ci fosse la necessità di esplodere musicalmente per contraddire quasi il tono lunare con la quale entrambi questi atti, i primi atti, terminano. E quindi mi piaceva avvicinare anche proprio da un punto di vista fonico, non troppo lontano, diciamo, l'esplosione di Bullier rispetto al pianissimo che chiude. Comunque vi dicevo, anni 50, e anche questa è stata una scelta anche per la coreografia, perché ci siamo appoggiati con Vanelli sulla letteratura coreografica dei balli Apache. Allora, cosa sono i balli Apache? Gli Apache era una banda criminale di Parigi verso la fine dell'Ottocento che aveva terrorizzato Parigi, e poi questo stesso nome è stato riutilizzato in maniera coreografica per identificare il ballo che appunto metaforicamente prevede lo scontro fra la prostituta e il protettore, ovvero scontri molto violenti, quindi una fisicità che si allontana enormemente da Giselle naturalmente o dal tono classico, diciamo, si possono vedere degli esempi in Totò le Mocò, per un paradosso, c'è il film con Totò, c'è una scena dove c'è un divertentissimo ballo Apache che appunto è la metafora di questa violenza. Quindi in un locale come Bullier negli anni 50 è abbastanza plausibile incontrare questa forma di suadiso spettacolo per gli avventori. Quindi i ballerini appunto si picchiano, si menano, si buttano per terra, si lanciano, si prendono a pugni, a cazzotti, che era proprio la caratteristica tipica di questa coreografia che metaforizzava la violenza di genere, non solo dell'uomo contro la donna, ma ogni tanto anche la donna prende a calci l'uomo. Tutto questo è coreografico, naturalmente, non è vero. Però appunto i balli Apache si chiamavano Apache proprio per questa brutalità apparente. In realtà è una coreografia molto muscolare, molto poco elegante, ma è un tipo di tono di danza giusta anche con questa violenza della musica, soprattutto dell'inizio del secondo atto. Tutto a posto, avete capito perfettamente. Io devo dire, sono affascinata, quando sento parlare Stefano lo ascolterei per ore, come anche con Jordi stasera, me la godo proprio all'aperitivo, parlate voi, io vi ascolto. No, non credo, è troppo poco, ce ne vorrebbe molto, molto di più. Per cui, allora, Sereno, ho detto tutto, vero? Il 27 e il 29, pensate, per un mese avremmo centrato esattamente la data della morte del maestro Puccini, perché il 29 novembre di 100 anni fa è morto il maestro, noi la nostra ultima è il 29 settembre, siamo a un mese dell'anniversario esatto della morte. Allora, Rondine, ricapitoliamo, la prima volta che ce la vediamo qui al Coccia, Rondine, l'opera dei debutti, Rondine che è stata costruita qui ancorché una coproduzione con la Filarmonica, il Teatro Filarmonico di Verona, con la Renna di Verona, tutti in rosa, rosa Coccia. Va bene? Quattro cose fondamentali da ricordare.